Roma era una città dove il jazz era una sorta di carboneria. Chet Baker e Gatto hanno vissuto a Roma abbastanza a lungo. Ce n'era un terzo che ha vissuto a Roma, era Mal Waldron. Roma era in quel momento, fra gli anni 60 e gli anni 70, probabilmente fra le capitali europee, quella più affascinante, quella più vivace. E Roma in generale era piena di donne. Lo era simultaneamente in ambito cinematografico e in ambito jazzistico. L'occupazione di Roma è stata pesante, ma non una guerra finita. E quando il jazz è stato, no, questi americani, tutti cercavamo, specialmente io sono del 30, avevo 14 anni e Armstrong, tutta questa gente per noi era dei miti. E Roma, grazie a Mazzoletti, mi aprì le porte perché feci 2 mesi in Rai fisso con Gatto Barbieri, Franco D'André e Gigi Amunari. E cominciamo a fare delle registrazioni lì. Quindi io ero nella scena di Roma partendo dalla Rai. Quasi 25 anni in televisione con l'orchestra della Rai, dove ho fatto tutti i Minnelli, Jerry Lewis, eccetera, Caterina Valente, eccetera, eccetera. Oscar Valdambrini, Gianni Basso. Poi loro facevano parte dell'orchestra mia, della Rai, mia, dove suonavo io. Registravamo tutto il giorno liberamente, senza orari specifici, fu bellissimo. E mi si aprì questa possibilità di venire a vivere a Roma. E come Ulisse è stato attratto dalla Maga Circe, io sono stato attratto da questa città che è molto bella. Sì, ho vissuto l'epopea jazzistica romana, diciamo dal 64-65, quando le occasioni di sentire jazz a Roma erano pochissimi. Quella Roma che un po' mi intimoriva, che un po' mi intimidiva, che si trasferiva da lì alla terrazza di Laura Betti con i vari Moravia, Bertolucci, Bellocchio siciliano. C'era appunto il Folk Studio, c'erano dei locali a Trastevere dove io riuscivo a trascinare il mio amico Gianni Boncompagni a sentire Don Cherry e Gatto Barbieri, che erano due rivoluzionari per l'epoca. L'unico locale, addirittura prima negli anni 50, nel quale c'era il jazz era considerato abbastanza obiettivamente, fu Le Grotte del Piccione. Roma ha sempre avuto dei locali di jazz. Il primo locale di jazz era un locale che si chiamava il Mario's Bar. Il mio primo locale jazz che ho frequentato, ho vissuto, sono stato
era a Via Veneto. Cioè c'erano i locali di Via Veneto, la Rupe Tarpea, quello che poi è diventato la Dolce Vita. Gli americani erano molto requisiti dagli americani, il Bernini Britto era requisito americani sulla terrazza si suonava jazz. Molte erano delle, diciamo, dei complessi di militari. Mario Sbarra era nato in una strada laterale di Via Veneto dove suonava due gruppi, la Roma New Orleans Jazz Band, che era un complesso Dixieland, e Nunzio Rotondo. Io che all'epoca suonavo con la Roma New Orleans Jazz Band, suonavo alternandoci noi e il complesso di Marino Barreto. Andai in un club, ristorante, che si chiamava Meo Patacca, a Trastevere, dove suonava Gatto Barbieri, Mondini e Enrico Rava, i primi due che erano venuti a Roma per cercare di capire che cosa si poteva fare a Roma e conobbero questi personaggi, questi strani fratelli, Remington si chiamavano. Com'è? Sapevo di questa, dell'esistenza del ristorante Meo Patacca, che ospitava Gatto con D'Andrea, Gegè Munari alla batteria e un bassista romano. Gianni Foccia, Foccia con due Foccia che un buon bassista, ottimo, soltanto aveva una cosa un po' particolare, ogni tanto si addormentava, nel senso era molto rilassato, era talmente rilassato che ogni tanto semplicemente prendeva quasi il sonno e io avevo un pianoforte bianco, era una cosa pazzesca, pianoforte bianco però semovente perché aveva ste ruote, quindi lui appoggiandosi sul pianoforte praticamente mi spingeva, mi arrivava il pianoforte in palla, la tastiera in pancia. Fermati un attimo, sì, ok, benissimo. Ho avuto la fortuna di essere stato cooptato da Gatto Barbieri e di aver suonato con lui 9 mesi tutte le sere in un club che si chiama Il Purgatorio all'interno del ristorante Meo Patacca di Roma. E Gatto mi aveva invitato a far parte di questo quartetto, ma io avevo impegni col quartetto di Lucca e non potevo, diciamo, assumerne altri. Enrico naturalmente da Roma, insomma, era un quintetto praticamente. Giovanni venne per un certo periodo a sostituire Gianni Foccià. È stato il mio primo ingaggio, diciamo così, professionale, è stata la mia prima. E quando ho lasciato Torino, la famiglia, tutto, mi sono messo a fare solo il musicista di jazz. Fu un quintetto che andò avanti, diciamo, da un inverno, mettiamolo l'inizio dell'autunno, fine autunno, inizio inverno, fino a aprile, maggio, insomma, dell'anno dopo, quindi fra il 64 e il 65. Pepito Pignatelli, il principe Pepito Pignatelli di Aragona Cortese, se non sbaglio, andò a Parigi e vide alcuni locali e disse: a Roma facciamo una cosa di questo genere. Pepito è un po' una figura particolare, insomma, un principe che ha avuto alle spalle tante vicissitudini, tante storie. Papa Pignatelli, Cortés era l'eroe messicano, se non sbaglio. D'Aragona era principe spagnolo. Grande di Spagna, discendente dai papi. D'Aragona, Cortés. Già ho visto il suo passaporto, non ho visto dove era nato, però il passaporto, il suo nome durava, non so, alcune pagine, perché sì, principe di qua, conte, duca di... E invece a lui interessava sulla batteria. Ha saputo organizzare tante cose con tanti musicisti importanti in quel periodo. Un profondo conoscitore del jazz. Sapeva esattamente quello che voleva lui e che avremmo voluto noi che eravamo all'epoca, all'inizio. Tutto parte da una cantina romana che stava vicino Piazza dei Re di Roma, pensate. E un grande appassionato romano che si chiama Puccio Sboto organizzava sempre il sabato pomeriggio delle jam session nella sua cantina e in una di queste jam session una volta viene Pepito, Franco D'Andrea. Puccio innanzitutto, tanto per fare una piccola parentesi perché è fondamentale per me, è stato un amico fin dall'inizio, mi ricordo, io, le prime cose che ho fatto a Roma in un club erano in realtà perché
insomma, il Music Inn è nato nel 71, 72, una roba del genere, ma prima c'erano altre cose, non so come dire. Era il secondo locale che aveva capito, il primo mi sembra si chiamasse Blue Note. Prima del Music Inn aveva avuto un altro locale a Roma che si chiamava Blue Note, se non mi sbaglio, che stava a, dalle parti di Trastevere, insomma. Io ero troppo giovane per ricordarmi il Blue Note, infatti non l'avevo mai frequentato, però insomma piano piano chiedendo informazioni dice poi adesso il locale è stato chiuso, lui ha riaperto un nuovo jazz club che è questo qui. A Via Lazio c'era un club chiamato Il Clubino, era gestito da Carletto Loffredo e io facevo parte della home band, non so come dire, un pianista, lui va al basso. Di volta in volta c'era Gigi Munari o c'era qualcun altro, così, e arrivavano degli ospiti di vario tipo che suonavano. Fra cui venne anche a un certo punto Gato Barbieri, per dire, i primissimi tempi della mia permanenza a Roma, sempre dal 63, robe di questo genere. Io ero emozionatissimo perché noi suonavamo così, tanto per diletto, siccome erano molto amici con Pepito, e fu lì che conobbe per la prima volta Pepito. Si stabilì subito un rapporto cordialissimo. Conobbi alcuni musicisti della scena romana, tra cui Pepito e Picchi, che erano presenti al concerto. Mi piacquero subito, mi fecero molta simpatia immediatamente. Picchi si mostrò così socievole, così gentile, amabile, a parte una bellissima donna, una vera principessa. Io ho conosciuto questa coppia fantastica, la vedo entrare là da quella porta, Pepito e Picchi Pignatelli, che erano Scott Fitzgerald e Zelda, erano veramente belli e dannati, erano la notte del jazz, erano la trasgressione in tutti i sensi. Era deliziosa per come lo accudiva e per come prendeva le redini della serata. Io ci penso molto a Picchi, perché Picchi, a parte che era una persona di una bellezza stravolgente, proprio bellissima, era una donna bellissima. Picchi è stata una specie di angelo, io non so come ha fatto, per lei, lo amava la follia. Io l'ho sempre ammirata perché gli è sempre stata vicino, sempre. Lei ha sposato un principe, era una donna bellissima, meravigliosa, di una classe infinita, cultura infinita e sempre amica di tutti, sempre gentile, con tutte le persone, mai classista, mai far vedere, e avrebbe potuto farlo. Incredibile, eccezionale, però proprio per la disponibilità umana, perché sai, ci sono tante volte delle situazioni che non sono facili da gestire, invece avere un club come quello lì era fantastico. Pepito era un padrone di casa amabilissimo, molto informale, diciamo, estremamente amichevole, insomma, molto molto alla mano, insomma, e Picchi era fantastico assolutamente. E il salotto di Picchi attirava molte persone perché oltre al jazz c'era lei che era una persona, una padrona di casa, di grande classe. Dei soci fondatori mi risulta, oltre a me, lui mi chiese di andare dal notaio assieme a Giovanni Tommaso per fondare questo Music Inn, per fare l'atto costitutivo di questo Music Inn, che doveva essere un club no profit. E la storia del Music Inn iniziò da lì a poco. I like to see you look as well, baby.
trovò questo spazio a Largo dei Fiorentini, che era, c'era un piano terra e un seminterrato nel quale si sorgeva tutto quanto poi, e che era più il palcoscenico, era un seminterrato. Music Inn era un altro terrificante, per la verità, perché il fumo non aveva vie d'uscita e non c'erano allora le attrezzature per l'aria condizionata, fumo eccetera. Era una fumeria praticamente, si entrava e si contraeva il vizio del fumo. Music Inn, che era praticamente il primo locale di jazz che io vedessi nella mia vita, vero, ecco, vero. Era il vero locale di jazz, cioè era una vera cave. A parte il fatto che il Music Inn ospitava grandissimi esponenti, il gota del jazz internazionale, non si sa come, ma un piccolo locale come quello, che non so come vivesse economicamente, ospitava jazzisti famosissimi nel mondo. Dexter Gordon veniva al Music Inn, George Shearing con il suo gruppo al Music Inn, Johnny Griffin, tutti quanti venivano al Music Inn. Nomi altisonanti che noi conoscevamo nei dischi, che non avremmo mai potuto incontrare in Italia se non a un festival importante. Dexter Gordon, Johnny Griffin, Al Farmer, McCoy Tyner, Mal Waldron, Sonny Rollins, grandissimi musicisti come per esempio Chet Baker. Per cominciare aprì con Charlie Mingus, niente di meno. Caro Arbore, siamo al Music Inn, un locale che credo che tu conosci molto bene. Qui si fa del jazz, non ci sono molti locali così a Roma. Questa sera però abbiamo un ospite che forse può favorire. Allora, per parlare con Charlie Mingus, ho qui la signora Ungaro. La domanda che io pongo a Charlie Mingus è come il suo jazz, come la sua musica può essere una ottima colonna sonora per Todo Modo, una storia da un romanzo di Sciascia. Because I'm Italian. Elio Petri, grandissimo regista. Aveva ingaggiato come attrice Mariangela Melato, mia compagna, molto rimpianto, allora e adesso. E devo dire che mi chiamò Elio Petri, disse: guarda, mi devi suggerire un nome di uno che può fare la colonna sonora di un film molto particolare, Todo Modo. Era La crisi della democrazia cristiana, un film curiosissimo, insomma, importante, capolavoro del cinema. E disse: ho sentito parlare di Charlie Mingus. E io dissi: guarda, certo, se vuoi una musica inquietante come è il tuo film, Charlie Mingus va bene. Andai in un piccolo studio di Roma e quindi registrammo. Io, insomma, paralizzato dalla paura, perché parlavo anche pochissimo e male l'americano, con Charlie Mingus, la colonna sonora di Elio Petri, che naturalmente quando sentì questa musica rimase molto interdetto che fosse adatta al suo film. Ho visto Mingus, ho visto Ornette Coleman, ho visto Elvin Jones, ho visto Roy Haynes, ho visto Johnny Griffin. Per esempio, c'è un brano che io non mi ero mai avvicinato, perché Lover Man è uno dei grandi classici, no? Qui io l'ho ascoltato una volta suonato da un trombettista che si chiamava Dizzy Rees e venne qua. Io ho avuto la rivelazione al Largo dei Fiorentini, ho capito il perché la gente suonava sto Lover Man. Manca un palcoscenico, poco male. I componenti la seconda Roma New Orleans Jazz Band non si scoraggiano per così poco. Hanno bisogno di suonare loro. Si può dire anzi che lo slogan di questi musicisti sia pane e jazz. Perciò a bordo di un Pentarò, il caratteristico furgoncino a 5 ruote e di 2 scooter, sfilano per le vie di Roma, dando fiato alle trombe e pestando sui tasti e sui piatti. È sempre stata in quel periodo lì una realtà anche d'élite, per cui era frequentato da un certo tipo di società, tra nobili, tra, diciamo, industriali. Andava a casa dei nobili, a casa
Mancinelli Scotti, casa di Ruspoli. Le case dei nobili ospitavano spesso jam session. Allora, i musicisti suonavano, poi stranamente sparivano tutti, non so sa dove, cioè si sa benissimo quello che... E noi continuiamo a suonare tutta la notte. C'era un architetto a Roma che aveva una villa, io ci sentii Dexter Gordon e Lillian Terry, Philly Joe Jones, mi ricordo, Max Roach. Lui stava a Saxa Rubra, l'architetto De Santis, e organizzava sempre delle jam session. Con Gatto Barbieri ci vedevamo a casa di un architetto, una villa meravigliosa, nella zona della Rai, Saxa Rubra. Tante jam si facevano in posti più diversi, non so, c'era perfino la casa di Lelio Luttazzi dove si andava a fare delle cose. Il jazz era riservato a una, diciamo, una elite. Più tardi Fabio De Santis, l'architetto. Insomma, tutta una serie di situazioni dove a Roma era un posto molto, molto vivo dal punto di vista di queste cose qua. Era sicuramente una realtà diversa da quella che poi è diventata col Music Inn, che invece è stata una realtà sul piano musicale alla portata più di tutti. Offrivano champagne, si stava bene, dico, da subito, sì, è vero. Non era per niente un locale stile Dolce Vita, per intenderci, terra terra, nonostante le conoscenze e amicizie pregresse di Pepito con Dado Ruspoli, con La Bella Vita. Alla principessa dal dettaglio, al conte dal dettaglio e insieme agli straccioni e più straccioni di Roma, era divertente, era una cosa, un simbolo di un'epoca che precludeva ad un'epoca molto più libera. Al Music Inn tu trovavi appunto magari il principe Vittorio Massimo, per dire, e il delinquente, era una cosa così. E Pepito aveva conservato per un certo periodo, continuava a vedersi con questi suoi amici dell'aristocrazia. Infatti un giorno, per esempio, ci avevo portati tutti quanti, compreso Gatto, a casa del principe Vittorio Massimo, che era l'ex marito di Don Adams, no? Che viveva in questo casolare meraviglioso, enorme, di cui lui abitava esclusivamente la cucina e la camera sopra da letto, con un letto enorme, dove viveva con queste due gemelle svedesi identiche, bellissime, no? E sotto, un giorno ci ha portati da lui, Pepito, e in questa cucina, lui cucinava, questo principe Vittorio Massimo cucinava benissimo, c'erano delle pile così di quadri, fotografie, ho dato un'occhiata, vedi Boccioni, che ne so, da lì, poi foto di Charlie Chaplin, al caro Vittorio, uno sull'altro, ammucchiati, pieni. Tutti quadri incredibili, no? Che ne so, c'è Picasso, c'è quello che vuoi, più quadri del Seicento, tutto impilati così, e lui lì intanto che trafficava, faceva la pasta, faceva il sugo della pasta. Il pubblico che frequentava il Music Inn in quegli anni era in larga parte un pubblico fatto di grandi appassionati di musica, molti musicisti. E quel pubblico era appassionati, veramente molto appassionati, molto sanguigni, perché poi si facevano delle discussioni, arrivavamo alle 3 del mattino come niente, ognuno diceva la sua. Non era solo il Music Inn, tu uscivi dal Music Inn e Roma continuava ad essere veramente straordinaria, perché era nel pieno della sua creatività, nel pieno della sua convinzione che tutto fosse possibile. Pubblico erano noi appassionati di jazz, ci incontravamo lì, insomma, non per la verità, una sera incontravi l'uno, un'altra sera incontravi l'altro, la cosa, cioè, poi c'erano i sessantottini, questo sì, perché
Oltretutto il musicino stava in una zona che era la zona prediletta dai 68, diciamo la verità, vicino quella roba lì, Pantheon, Piazza Navona, Via Giulia, Piazza della Nocetta, cose eccetera, lì. Il jazz in se stesso è nato, ce lo siamo trovati in casa senza sapere proprio cosa. Poi è cominciato a amare. Il pubblico che veniva qua era un pubblico strano, strano perché c'erano ragazzi fricchettoni, tra virgolette, era un periodo super freak. Il pubblico di Musichina era un po' strano perché la gente di solito non pagava e alcuni pagavano, il che alla fine ha portato un po' al fallimento locale, per la gente si era stufato di pagare vedendo che erano gli unici che pagavano. Era un periodo abbastanza, diciamo, buono anche per i locali, perché bevevano, lo spendevano. Poi c'erano tutti gli amici di Pepite e di Fichi che erano benestanti. Poi ovviamente qui partiva la fase alcolica, che io ho visto delle cose che sono, alcune sono raccontabili, altre no, perché no. Era riscontrabile perfino anni prima, insomma 5 anni prima, nel Dameo Patacca, al Purgatorio. Anche lì era, non so come dire, il pubblico era variegato. Che il pubblico non è che sapeva moltissimo di questo, però jazz cominciava a circolare questa voce, queste cose. Stava a circolare e erano curiosi di vedere sta roba. Quindi trovavi, come dici tu, i personaggi più disparati, uno vicino all'altro, ma senza sapere niente l'uno dell'altro, e guardandosi, ma chi sei tu, che tipo, da dove arrivi? Ah, io arrivo da Parioli, ma io veramente da Trastevere. Ma... dei vecchi appassionati anche, perché della mia generazione, i vecchi appassionati, di generazioni che si incontravano lì, dei musicisti che alcuni bivaccavano, alcuni li incontravi spesso, tutte le sere, avevano una specie di franchigia. C'era di tutto, c'era dalla nobiltà a quelli della dolce vita, reduci della dolce vita, a ragazzi che per la prima volta cercavano di scoprire che accidenti fosse jazz. Ero un frequentatore quasi assiduo, qualche volta si andava per i concerti, qualche volta si andava, vediamo che fanno al Music Inn, andiamo a trovarci, oppure vediamoci al Music Inn con altri, che dopo il cinema vediamoci al Music Inn. Era un bellissimo appuntamento. E gli anni 70 io li definisco il periodo d'oro della musica, proprio perché succedevano tante cose. Erano gli anni 70, insomma, sappiamo tutti com'era il clima negli anni 70. Pepito era molto, molto ospitale, era naturalmente allegro, anche perché si aiutava con il whisky, eccetera. E dove eravamo 7-8 persone, c'era il dopo concerto di Dexter Gordon, e siamo rimasti là, abbiamo chiuso i battenti, siamo rimasti là dentro fino alle 8 del mattino. Poi che siamo usciti, il sole era primi di maggio, il sole era già alto, noi molto in basso, per citare una frase di Bukowski. Succedevano delle cose straordinarie, perché erano dei momenti in cui il jazz cominciava a essere simbolo di libertà, simbolo di immaginazione, di fantasia, di potere della creatività. Non c'erano barriere stilistiche, tanto per cominciare. Qui dentro venivano musicisti della tradizione, del New Orleans, quelli che hanno creato un po' il jazz a Roma, anche appunto Goffredo e altri. Qui la linea era dichiaratamente moderna. Tutti erano d'accordo sul fatto che comunque questo era un luogo di jazz e quindi c'era grandissimo rispetto. Pepito faceva una programmazione per niente ruffiana, per niente, diciamo, accondiscendente. Lui faceva jazz.
lui su questo palco qua, basta che mi concentro un po', poi me ne ricordo di tante, perché insomma io ci sono veramente nato qua dentro. Le esibizioni di Dexter si svolgevano quasi tutte nello stesso modo. Lui presentava il brano, naturalmente nello stile tipico dei grandi del jazz del passato, si guardavano bene dall'annunciare, dal concordare il repertorio prima. Io non mi era detto di conoscere preventivamente il repertorio. Lui, di fronte al pubblico, chiamava il pezzo e io gli dovevo fare il segno della croce nella speranza di conoscerlo il pezzo. Io ho visto anche Bill Evans qua dentro. Bill Evans fece due giorni e era talmente depresso per il pianoforte che aveva trovato che a un certo punto sparì, cominciò una caccia a Bill Evans su tutto il circondario, fino a che sulla spalletta del Tevere, tipo a quasi un chilometro da qua, c'era Bill Evans appoggiato sulla spalletta così che guardava nel vuoto. E qualcuno lo andava a chiamare facendogli notare che appunto doveva cominciare il secondo set, insomma. Poi c'erano due spettacoli quando c'era Bill Evans, facevano 9 e alle 11. Dopo il primo non voleva più suonare, nel periodo stava nei guai perché lui si era messo fuori lì a vedere Tevere, nel periodo cercava di riportarlo dentro perché c'era il secondo spettacolo e la gente aveva già pagato, preso i biglietti. Io voglio ricordare a tutti l'appuntamento questa sera e domani al Music King di Roma con la musica di Chet Baker. Almost blue, almost doing things we used to do. È stato al Music Inn, è stato un grande successo. Grande successo vuol dire 80 persone, perché di più non ci stavano. Molti stavano al bar perché non potevano entrare. E però per il gusto di stare nello stesso posto dove sta Chet Baker. Racconto un aneddoto con Chet per dirti poi l'emozione e la grandezza di questo uomo, perché ero preparato, diciamo, a delle reazioni umane di un certo tipo. Lui odia i batteristi perché magari suonano forte. Io so solo che noi alla fine di quei 7 giorni mi chiama Giovanni e mi dice: guarda che c'è Chet che ti vuole pagare per i giorni che abbiamo suonato qui a Music Inn. E andai su da lui, mi dette 90.000 lire. E tu credimi, io veramente rimasi esterrefatto perché ho detto: ma come, avrei dovuto pagare io per suonare con lui? E mi sono trovato invece un musicista che poi mi ha fatto tanti complimenti, è stato veramente carino, a parte la grandezza, perché poi quando cantava, quando suonava, mi sono tornate tante cose che mi dissero dei miei colleghi musicisti, specialmente Nunzio Rotondo, quando diceva che Chet suonava con le frasi, tutto mi è tornato in quella settimana che io suonai con lui. E credo che sia stata una delle più belle ed importanti esperienze che abbia mai fatto sul piano musicale. Pepito mi ha preso in qualche modo molto in simpatia, perché mi ricordo che i primi ingaggi importanti poi con i musicisti, musicisti che io amavo, appunto, con molti di questi musicisti che frequentavano il locale, in quegli anni venivano anche da soli, sprovvisti di ritmica, e quindi fu Pepito il primo, appunto, a chiedermi: c'è Johnny Griffin che viene in Italia e fa delle date qui e poi fa anche delle altre cose fuori, insomma, perché non vieni tu a suonare? E finalmente due parole sulla sezione ritmica che accompagna Chet Baker e Jacques Pelletier. Veniva il nome
e gli si affiancava una sezione ritmica. Non sempre il risultato era eccellente, ma ha dato la possibilità a tantissimi musicisti di farsi le ossa con dei maestri incredibili. Il pianista Amedeo Tommasi è un vecchio amico di entrambi, e anche per lui si deve parlare di un ritorno ufficiale sulla scena del jazz. Per suonare che cosa bisogna? Intanto di un pianista, no? Allora, e questa è stata la fortuna di molti pianisti nostri, giovani, che alla fine l'hanno meritato ampiamente, ma che non avrebbero potuto assolutamente avere la possibilità di mettere in pratica le... È stata una palestra continua. Chet Baker ha voluto anche dedicargli un brano, una sua composizione, il brano col quale terminerà questo programma, Blues for Amedeo. Blues for Amedeo. Noi dovevamo fare un pezzo che sia suo e lui a un certo punto facciamo un blues, si sa cos'è, 12 misure, no? Comincio io col piano, dice blues for Amedeo e io vado col pianoforte, per cui il tema l'ho fatto io praticamente e lui poi ha improvvisato. Senti, siccome io pratico di televisione, se tu anziché fare i soldi di standard ti fai dei pezzi tuoi, guadagni un sacco di soldi di SIAE dopo, perché certo. E come faccio a fare i pezzi miei? Tu improvvisa sui temi standard, anziché cominciare col tema, improvvisa. Io poi ti tiro giù il registro, ti tiro giù le improvvisazioni, vedete un po' visto la SIAE, come tuo editore, perché io avevo una casa editrice. E così è stato fatto. Cito sempre musicisti come Chet Baker, per esempio, che non leggevano la musica, conoscevano 700 pezzi, suonavano a orecchio. Massimo Urbani suonava senza sapere che cosa. Massimo, mi ricordo proprio qua leggendo. Pezzo e facciamo Ciro, Massimo che tonalità? Lui e cominciava a suonare una tonalità e non sapeva in che tonalità stava suonando. Tutti i musicisti più importanti del jazz dell'epoca solo si sono esibiti al Music Hill, ma voglio ricordare soprattutto una star vera, un grandissimo musicista, lo ricordo solo lui perché e merita di essere ricordato, si chiamava Massimo Urbani ed era veramente un grande talento del jazz italiano. Mi avevano detto, tu dai, sto ragazzino che è pazzesco, c'ha una... E lui è venuto da me e mi ha detto, ah Henri, te lo conosci, sono Massimo Urbani, domani sono, se mi vieni a sentire. Allora io sono andato a sentirlo, sono rimasto... così secco, basito. Massimo Urbani aveva delle qualità straordinarie, era un grande musicista. Massimo Urbani, io dice, questo come ha fatto? C'era Massimo Urbani che suonava il free jazz benissimo perché era un genio. Allora lui suonava il free jazz che non era free jazz perché era musica pura. Io suonavo spessissimo con Massimo Urbani. Il più sensibile dei musicisti italiani degli anni, degli ultimi 40-50 anni, ma sicuramente uno dei più sensibili. Fantastico. Io e Massimo eravamo quasi coetanei, lui era un po' più grande forse di 3 anni. Comunque poi Massimo, la prima volta che si esibì qua dentro, fece scalpore. Già si sapeva di Massimo fuori dal Music Inn, perché comunque lui già
aveva avuto un contatto per esempio con Giorgio Gaslini, che fu molto importante per lui. Massimo già si sapeva che c'era uno a Roma che suonava in modo straordinario, fino a che appunto si affacciò al Musichin e Pepito fece amicizia anche con lui, dandogli subito la possibilità di venire qui a esibirsi. Quindi con Massimo qui abbiamo suonato tantissime volte ed era proprio assolutamente di casa, aveva le chiavi del locale. Tutti noi avevamo le chiavi, tra l'altro, di questo locale. Una manualità fantastica per il sax. Veramente non so come fare, ma tutto il resto era impossibile. Cioè, lui per aprire un pacchetto di sigarette pigliava qui e dopo 2 secondi c'era il pacchetto tutto distrutto, alcune sigarette per terra, il tabacco. Tutti i concerti lui è arrivato sempre. Lui era noto per non arrivare o arrivare senza sassofono. Lui sempre, anche a costo, per esempio una volta per suonare al Festival di La Spezia, lui aveva suonato 2 sere prima a Cagliari, ovviamente aveva speso tutto, aveva perso il biglietto di ritorno, eccetera, eccetera, ma è arrivato perché ha viaggiato clandestino a bordo di un traghetto, dormendo nella scialuppa di salvataggio, è arrivato a Genova e in autostop è arrivato alla Spezia 2 minuti prima del soundcheck, ma è arrivato. Oppure è arrivato a Sanremo, al Festival del Jazz di Sanremo, che non arrivava mai, dico, manca miseria, poi finalmente in busta, tutto, oh, sono Massimo, ah, finalmente, ma poi prestare, devo da pagare taxi, allora gli ho dato 10.000 lire, no, sono 250, ma come, ah, no, perché lui era andato, era a Roma, è andato alla stazione, aveva 4 soldi, ha detto al bigliettaio, scusi, con questi soldi fin dove arrivo? A Pisa, benissimo, un biglietto per Pisa, a Pisa è sceso per un taxi e è venuto a Sanremo, però è arrivato e ha suonato da Dio, tra parentesi, anche alla Spezia. Il Musichin è stato un'oasi di amicizia, di gioia, di concerti. E era a casa nostra. Io dopo un po' l'ho lasciato, da quando ho visto questi sax strani che suonavano. Giuseppe faceva il free, ma volevo capirlo. Perché certo era stato un impatto molto, molto forte. Io ho smesso di amare il jazz nel momento in cui siamo arrivati al free e mi sono trovato qui a 1,5 metri di distanza da Bud Powell, Charlie Mingus e Rick Dolphy. Appena ho visto lui che suonava al Musichin, io ho smesso di suonare il jazz, perché dico, se questo è il jazz che piace adesso, non mi interessa. Non è un fatto di arbap, bebop, Dixieland o quello che vuoi, free jazz, no? Ma è una cosa dei musicisti. Cioè, c'è il musicista che ti comunica qualcosa e ti piace, qualunque sia il genere. Ma poi il free aprì, spalancò le porte a tutti, i più negati entrarono, incisero, fecero gruppi, incisero dischi, fecero concerti, suonavano. Approfittando della fortuna che Pupi Avati è venuto da me a chiedere di fare la colonna sonora del suo primo film, Balsamus, io mi sono dedicato anima e corpo alla musica da film
che è una cosa difficilissima e che richiedeva tutte le energie, e ho lasciato perdere il jazz. Come l'aveva lasciato perdere Alberto Alberti, quando ho visto che volevano persone, degli africani che venivano con i pifferi, che venivano a fare cose strane, cioè il jazz era cambiato completamente. Il free jazz era la musica di sinistra, della rivoluzione, tutto quello che vuoi, mentre invece il jazz ortodosso era la musica della reazione, tant'è che per esempio quando è arrivato Count Basie a Umbria Jazz non l'hanno fatto suonare, cioè hanno dato, c'erano questi fogliettini, questi leaflet, come si chiamano, questi volantini che dicevano Count Basie è un servo della CIA, compagni non fate suonare, e non hanno fatto salire sul palcoscenico. Ma c'è stato un periodo veramente un po' buio, che è stato il periodo del free jazz, che è cominciato diciamo dopo gli anni 60. Sì, e lì io dico la verità, sono stato un bel po' di tempo senza andare a suonare nei club di jazz, perché in questa corrente che c'era non è che mi soddisfacesse molto. E poi c'erano batteristi che suonavano fortissimo. Mi sono messo lì, così, ma no. Poi si è fermato, ha cominciato a fare nel sentimental mood. Ho detto ragazzi, fermi. Questo ha saltato 6 metri così, no, con l'asta, senza asta. Quando fa una cosa così, ha fatto, cioè c'era una preparazione dietro il free, che poteva essere una giusta protesta sociale, insomma, io capisco tutto, però c'era una preparazione che non ho veramente poi sentito tante volte qui, diciamo in Italia, e si faceva questa musica senza, ma questo come fa a fare questa cosa qua? E poi il free, finché c'è Ornette Coleman che suona nel primo disco, è una cosa sensazionale, primo disco. Poi c'è Lonely Woman. Ma dopo è andato a finire nel chiunque può suonare, suonate ragazzi, e via così. Qui è andato completamente nel casuale. Pepito non ho mai sentito che rifiutasse il jazz, magari poteva benissimo rifiutare il free jazz, però poi quando arrivava Massimo Urbani, nell'epoca che invece suonava veramente free ed era veramente una specie di bomba, di tornado, e gli piaceva da morire, cioè non è che... Poi magari a parole poteva anche dire il free jazz mi fa cagare, no? Poteva anche dire questo, ma però quando poi gli capitava di sentire uno come Massimo oppure come Gatto all'epoca di Dolcelli, gli piaceva come, no? Non era così con legato ai generi, diciamo così. Il principe Pignatelli, che era stato oltretutto il primo a fare un 45 giri extended play con niente di meno che Carlo Alfredo, ma soprattutto con Romano Mussolini, quando la parola Mussolini era, non si poteva dire, perché noi sapevamo che Romano Mussolini suonava il piano bene, senza nessun riferimento politico, eccetera, però Romano Mussolini era un po' ignorato. Pepito in realtà era anche un intenditore di jazz, non era uno così, sai, era uno che capiva molto bene l'essenza del jazz. La modalità di comunicazione anche nel jazz è cambiata, perché oggi per esempio trovo che questa sia una musica che sull'aspetto concertistico sia molto più speculativa di una volta, nel senso che se hai l'artista che ti garantisce comunque un ipotetico incasso,
leggi Parco della Musica, perché Parco della Musica, io so che vanno tutti a percentuale ormai, Parco della Musica non dà compensi. Tu attraverso la tua programmazione di mesi e di anni l'hai fatto con amore, con interesse, con capacità, e quindi è una garanzia venire al tuo locale, perché è comprovata da anni di scelta. Cosa comporta questo tipo di meccanismo col pubblico, di questo rapporto col pubblico? Comporta che tu possa alternare nomi conclamati a giovanissimi. Ma chi sono questi giovani? Sono quelli che hai sentito te, che hai verificato che sono di grande talento. Questo meccanismo non lo fa, è una pratica che non fa quasi nessuno. Non ha mai avuto un soldo, Pepito, mai un soldo dal governo, cioè dall'amministrazione, né cittadina né statale. Naturalmente Pepito aveva delle preferenze personali riguardo, come d'altronde lo era Cagnotta di Gese, no? Però nonostante tutto hanno portato anche i musicisti Sisutelo, che loro sicuramente Pepito non amava Sisutelo la follia. Ah, Pepito piaceva il jazz, che avesse swing, che quindi gli piaceva Dexter, gli piaceva Sonny Rollins, gli piacevano questi musicisti qua. Per esempio, a lui piaceva molto Gatto Barbieri, le cose che faceva Gatto anche quando era con Don Cherry, che era l'esempio più limpido di un free jazz bello. Il concerto iniziava esattamente quando il musicista decideva di farlo iniziare, non c'era, il pubblico arrivava e non c'era un orario, il concerto alle 10, no, tutta questa cosa non è mai esistita qua dentro. Arrivava Dexter Gordon dopo che aveva mangiato, stava bene, lui arrivava verso le 11, 11 e mezza, cominciava il suo set, magari faceva un set unico, invece ne avrebbe dovuti fare due. Era molto bello, diciamo, l'ingresso con i piccoli divani, il bar, dove uno incontrava le persone, poteva parlare, i musicisti. Poi c'era il piccolo palco dove i musicisti suonavano. Io mi ricordo quando venivano i batteristi americani importanti, mi piazzavo in un angolo per scoprire come facevano a suonare il Charleston, come suonavano il Ride, eccetera, eccetera. Dunque, praticamente era un locale di jazz, ma era anche, diciamo, un'accademia, se vogliamo. Quello che succedeva qui, e come succedeva, in quell'angolo, dietro a quella tenda, c'era una nicchia, la batteria era posizionata lì. È importante sapere questo. E dietro quella nicchia c'erano delle specie di gradoni fatti per far sedere della gente, e ovviamente la postazione dei batteristi era sempre lì, quindi si faceva a gara chi arrivava prima per aggiudicarsi il posto lì, perché il posto lì permetteva a noi di vedere tutto quello che succedeva da dietro, quindi da un'altra prospettiva. Da davanti era importante, perché chiaramente, no? Ma vedere quello che succedeva dietro, quindi capire anche i piedi, cioè, io ho imparato più lì dietro che in qualsiasi scuola di batteria di conservatorio. Ero rimasto un po' sorpreso, lo dissi anche a Pepito, ma perché hai costruito queste panche in cemento? Invece di mettere delle sedie o dei tavolinetti, delle cose, ho messo delle panche costruite in cemento. E lui mi disse, sì, così almeno la gente sta seduta, si mette lì, non dà fastidio, sta ferma. E l'unica cosa, l'unico, almeno dal mio punto di vista, fatto negativo era di queste panche. E questo era un locale poi particolare, non era mica così bello, eh. I muri, l'acqua proprio scendeva, perciò, però, eccezionale. C'era tutto il prima, il dopo e il durante, perché comunque c'era nelle pause ci si incontrava al bar, si commentava il concerto, il primo set, il secondo set, poi c'era Picchi e poi c'era veramente una situazione molto familiare, tutti si sedevano, Alberto Alberti, erano di casa qui insieme ai musicisti, quando venivano Mingus e tanti altri, poi alla fine dietro c'era sempre un personaggio che
si occupava di portarli, appunto Alberto Alberti è stato uno dei personaggi più importanti del jazz in Italia. Aveva il concetto non del locale di jazz, tipo qualsiasi locale di jazz del mondo, dal Birdland fino allo Shaky Pesh, fino all'Alexanderplatz, ma aveva il concetto dell'Accademia del Jazz. Tu andavi lì a ascoltare e a imparare, perché devi stare fermo su una panca di marmo. Non c'era la possibilità di ordinare da bere, non si mangiava, se non nel bar, che era l'ingresso, ma nella sala non c'era quello che c'è nei locali di jazz normalmente, dove la gente beve, mangia, racconta, si diverte, urla, parla, eccetera. Lì no, lì si ascoltava. Era il concetto del concerto. Questo è quello che mi fece impressione al Music Inn, perché negli altri locali non esisteva questo tipo di concetto del concerto di jazz in un locale di jazz. Pepito seppi della morte, io stavo a Sperlonga, dove nel mese di giugno prendevo una casa in affitto e andavo avanti il weekend, avanti e indietro da Roma. In quel momento stavo lì appunto in vacanza e lessi sul giornale addirittura. Poi mi chiamarono amici, anche perché allora i telefonini non c'erano, quindi lo seppi il giorno dopo sui giornali. E Picchi, quando andai a trovarla, era devastata proprio, soprattutto dal rimorso che provava, perché non so se avete letto o saputo come andò la storia della morte di Pepito. Beveva molto, 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 molto. Tanto è vero che quando morì nel 1981, alcuni dicono è morto per un infarto a casa di un amico, cioè, invece no, è morto al Music Inn. Lui si metteva c'erano dei divanetti rotondi di color bordeaux a quei tempi, ma non so come sia diventata la stoffa dei divanetti. Lui si metteva su uno di questi divanetti e si addormentava perché aveva bevuto mezzo litro di whisky. Pensavano che Pepito era stravolto perché aveva si era fatto di cocaina e beveva molto anche. Lui era si ubriacava facilmente perché era un alcolista, poverino. Quindi un whisky già imbarellava un po', due, eccetera, eccetera. Un sabato chiusero il locale e il lunedì arrivarono quelli delle pulizie e dissero c'è uno morto. Era Pepito che si era appisolato e era morto nel sonno su questo divanetto del Music Inn. Si sentì male nel club e lo misero sul divano del club, così. Lui ogni tanto, insomma, non reagiva, ma come del resto era già successo tante altre volte. Con un gruppo di amici lo portarono a casa, facendosi due o tre piani a via della Lungaretta a Trastevere. In questo appartamento che in quella via, non so, a 100 metri da via di Trastevere e a 100 metri da Piazza Santa Maria, e stava su all'ultimo piano una terrazza molto bella. E riuscirono a metterlo a dormire. Durante la notte morì. Allora Picchi ha sempre pensato che non sarebbe mai morto se lei avesse capito che in realtà aveva avuto un infarto devastante, ma era infarto. Lui è morto di infarto, non perché ha fatto chissà che cosa. Certo, l'aggravante di bere e usare cocaina non è certo una buona medicina per chi magari qualche problema al cuore. Questa è stata
più o meno, insomma, quella che è stata la mia esperienza, che si è poi conclusa nel momento in cui Pepito non c'è più stato. E questa storia d'amore così assoluta, così definitiva, ha trovato la sua conclusione nel fatto che lei abbia voluto scappare via a sua volta. Ovviamente quando è mancato Pepito lei si è trovata sulle spalle, perché sai, il locale di jazz è difficile mandarlo avanti, difficilissimo. Io te lo posso dire perché io sono anche bottecaro, non so solo musicista, sono bottecaro. E mi rendo conto, molti musicisti non si rendono conto di che cosa significa portare avanti un locale, che difficoltà ci sono. Pichi si è trovata da sola, c'era un vigile di una cattiveria pazzesca che ce l'aveva col locale, non so per quali ragioni, che approfittando che lei era sola le ha messo delle multe che lei non aveva i soldi per pagare. Voi sapete che c'era la possibilità di accedere al FUS, cioè al Fondo Unico per lo Spettacolo. Non so per quale ragione Music Inc., quando c'erano Pepito e Picchi, non ha mai avuto la possibilità di accedere alle sovvenzioni del Ministero dei Beni Culturali. Mai. Con tanti sacrifici, tanti, ogni anno sempre peggio, le toglievano le sovvenzioni o una parte di esse, fino a che è stata fiaccata così tanto che ha deciso di smetterla, insomma. Potuto vivere senza, è riuscito ad andare avanti un po', soprattutto perché voleva far vivere il locale, che per lei comunque il locale era Pepito, no? Però poi non ce l'ha fatta, cioè ha dovuto togliersi di mezzo. Lei purtroppo aveva già provato altre due volte di farla finita. E la terza volta ci è riuscito. La seconda in particolare fu drammatica perché io abitavo a Via del Governo Vecchio al primo piano e lei le avevo trovato io un appartamento al secondo piano, era proprio sopra di me. La sua dirimpettaia mi chiamò dicendomi che sentiva uno strano odore di gas. Io sono andato su. Lei mi aveva dato, mi sembra, le chiavi, non mi ricordo come fece a entrare. Comunque entrammo e l'odore era fortissimo. Vidi la luce accesa nel bagno, aprì la porta del bagno e lei era appoggiata con le spalle al muro, seduta per terra, appoggiata così, la testa rivolta sulla spalla. E io, prima cosa, l'istinto mi fece aprire la finestra. Una volta lì ce l'ha fatta, Picchi. Mi promise che non l'avrebbe mai più fatto con il gas, per rispetto a noi, per rispetto agli altri, eccetera, eccetera. Imitò il suicidio di, credo si chiamasse Gardini, quello che si mise il sacchetto di plastica attorno alla testa, attorno al collo. Lei prima prese un flacone di pillole, di sonniferi, poi si beve, secondo quello che trovai io, una bottiglia di whisky quasi finita, si legò questo sacchetto, si mise in poltrona e se ne andò. Nell'andarsene lei sicuramente ha pensato anche a quel locale, sicuramente, dove hanno trascorso le attese di quello che sarebbe accaduto e che è accaduto,
e che meritatamente hanno assieme costruito, prodotto. Ed è stato bello conoscerli, ecco, essere stato per un po' della mia vita un loro amico.